Abbiamo iniziato questo incontro invocando lo Spirito Santo e sono molto contento perché lo posso fare solo qui in Valle d'Aosta, perché nessuno lo conosce, è un canto antico, diamo del voi allo Spirito Santo. Eppure pensate quanta ricchezza in queste parole, anche in questa melodia bella, cantabile. Venez à nous pour nous embraser tous, per infiammarci. Gesù è venuto a dire: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. A volte invece nelle nostre comunità, nella nostra vita, la fede non è tanto un fuoco divorante quanto una piccola brace. Allora questa sera, su richiesta di Don Paolo, insieme alla vostra comunità, ho pensato di proporvi la meditazione di un brano molto conosciuto, che è la prima lettera ai Corinti. A volte l'abbiamo ascoltata, addirittura a volte si sceglie durante i matrimoni perché parla dell'amore. Ma prima di arrivare a commentare questo testo, che tra l'altro è stato ampiamente commentato in una delle ultime encicliche di Papa Francesco, l'Amoris Laetitia, forse è meglio fare un po' un punto della situazione, perché patti chiari, amicizia lunga, se ci capiamo poi è anche più semplice leggere, ascoltare e meditare, ok? Allora vi dicevo prima, questa sera parliamo di amore, che non è male, insomma. Siamo reduci da 2 anni di pandemia, in cui il protagonista è stata la paura, prima la paura del Covid, poi la paura del vaccino, e poi quando pensavamo finalmente di esserci un po' quasi liberati di questa cosa, finalmente è arrivata un po' di guerra, così almeno ci fa un'altra paura. E se ci pensate, la qualità della nostra vita ne ha risentito veramente pesantemente, ma anche, permettetemi, ci ha dato la possibilità, almeno io la penso così, di vedere cosa è veramente importante, cosa conta. Pensate cosa ci preoccupava al mese di febbraio del 2020. E quelle stesse cose un mese dopo sembravano ridicole, perché noi ci trovavamo davanti al rischio stesso della vita. Allora è interessante vedere come questo tempo di profondo cambiamento, in cui non ne siamo usciti migliori, non raccontiamoci storie, un po' più stanchi, un po' più spaventati, un po' più storditi, c'è voglia di chiudere una parentesi, ma è come se non si riuscisse mai, è bello lasciare che la parola ci venga incontro. Nell'Apocalisse Dio dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E noi fatichiamo a vedere queste cose nuove, anzi ci sembra che tutto si stia un po' perdendo, anche a livello di fede, anche a livello di stare insieme, anche a livello di speranza per il futuro. Allora è bello che invece questa sera ci troviamo non per darci le martellate sui denti, ma per dire: parliamo dell'amore. Ma dobbiamo stare un po' attenti, perché parlare di amore in una chiesa è sempre un po' strano, perché chissà perché abbiamo in testa che ci sia l'amore di Dio lassù e poi c'è il nostro, no? L'amore di coppia, di relazione con i figli, l'amore di amicizia, l'amore perché è una passione. In realtà fanno tutti parte dello stesso amore. Quindi questa sera non facciamo i pensieri degli angeli, non pensiamo all'altrove, pensiamo al qui e ora, perché alcuni di voi sono contento di rivederli, li conosco, ma altri non so proprio chi siate, ma so per certo che tutti noi qui dentro, Don Paolo in testa, siamo degli assettati d'amore e di felicità. Se ci sono 2 cose certe nella nostra vita, è il nostro desiderio e il fatto che, come gli yogurt, abbiamo una scadenza, perché la morte è l'unica cosa, che è l'unica certezza della vita. Ma il desiderio di amare, di essere amati, io non so che esperienza abbiate, però se ci pensate è quello che fa muovere il mondo. Di essere prezioso per una persona, sì, ma anche capace di amare. Insomma, l'amore è davvero qualcosa di importante. Ma oggi mi sembra che siamo tutti un po' smarriti. Che cos'è l'amore? Un'emozione, un sentimento che va, viene, ci fa inebriare, innamorare. Che ne so, star dietro un bambino che cresce. È occuparsi di una madre, di un padre invecchiati, un po' svaporati, e che magari non ci hanno neanche trattato molto bene quando eravamo figli e che ci tocca in qualche modo, vedete? E oggi quando si parla di amore, domattina quando prenderete il caffè in piazza, vi metteste a parlare d'amore, le persone identificano quasi sempre l'amore, la parola amore, con l'innamoramento. Però è curioso, perché se ci pensate,
non sappiamo tanto, cioè da una parte lo desideriamo tanto, non soltanto essere innamorati, ma anche poter amare, essere ricambiati, e nel contempo però è come se ci mancasse sempre un pezzettino. E io come voi sperimento l'ambiguità, la difficoltà. Pensate per esempio quando veniamo a conoscere di un fatto di cronaca, no? Magari di qualcuno che non ha accettato di essere lasciato e uccide la fidanzata, la moglie. E poi quando lo intervistano dice sempre: ah, l'amavo troppo. Che dico, ma pensa, non l'avessi amata, cosa l'avresti fatto? Dobbiamo essere sinceri, perché a volte il sommo amore e il sommo egoismo sono molto molto vicini e rischiamo davvero di perderci. Allora questa sera vi voglio dire una cosa che sapete tutti, ma di cui ci dimentichiamo. Il nostro Dio ha a che fare con l'amore. E come diceva prima Don Paolo durante la riflessione al Vangelo, durante la messa, la pagina di oggi di questi due figli che hanno una idea tutta un po' approssimativa del padre, ma il vero protagonista è il padre, è Dio. Allora, a volte ci dimentichiamo di una cosa molto semplice, che tutto questo, il fatto che ci sia una parrocchia, questa chiesa, il vostro magnifico crocifisso, il fatto che ci sia un parroco, dei catechisti, il fatto che ci siamo trovati a pregare, il fatto che i vostri bambini vadano al catechismo, tutto questo ha a che fare con Dio, cioè ha a che fare con l'amore. È buffo, no? Perché a volte ci dimentichiamo di questa cosa qua, che il cristianesimo è un percorso per conoscere Dio, che Gesù è venuto per dirci chi è veramente Dio, che tutto quello che noi facciamo è un percorso, un cammino per incontrare il Dio di Gesù Cristo. Il bellissimo Vangelo della Trasfigurazione che abbiamo celebrato 2 settimane fa era qui per dirci: siamo chiamati a un cambiamento, una metamorfosis, una trasfigurazione. Siamo capaci di Dio. Il nostro cuore è talmente grande e immenso che Dio lo ha creato così perché lo possa in qualche modo colmare. Allora guardate, forse come qualcuno di voi sa, ormai da molti anni giro l'Italia, ieri sera era a Peschiera del Garda, l'altro ieri a Roma e 3 giorni prima era Modica, quindi in Sicilia. Ed è bellissimo poter dire a tutte le persone che vengono questa cosa semplice: se dovessimo sintetizzare tutto il cristianesimo in una sola frase, se avessimo l'esigenza di fare un Twitter, no, sui social di 140 caratteri, per sintetizzare tutto il Vangelo, tutto quello che sappiamo, tutto quello che sono stati questi 2000 anni faticosi di storia in attesa del ritorno del Signore Gesù, che cosa diremmo? Semplice: sappiti amato. Sappiti amato. Gesù è venuto a dire questo: Dio c'è, è bellissimo e ti ama. Un po' lo sappiamo, però è talmente enorme questa cosa che cominciamo a mettere, no? Per esempio, una cosa che io faccio spesso e che vedo molta gente fa è: beh, se mi ama se faccio il bravo. No, quello lo facciamo noi. Dio no, ci ama a prescindere. Dio non ci ama perché siamo bravi, ma amandoci ci rende buoni. Un po' parlo ai genitori presenti come i vostri figli. È vero o no che al figlio più difficile, più scapestrato, più problematico, date più amore, non meno. Date più amore. E Dio è così. Gesù è venuto a dirci che Dio c'è, bellissimo e ti ama. A prescindere. Non importa. A prescindere. Perciò puoi cambiare. Perciò puoi diventare ciò che Dio ha in mente. Perciò puoi diventare il capolavoro che Dio ha pensato per te. Noi cristiani crediamo in questa cosa folle, che Dio c'è, è bellissimo e dall'eternità ha pensato a me. Ma dai, che io sono sì il frutto di una bella notte d'amore fra mio padre e mia madre, sperando fosse stata una bella notte d'amore, ma non sono frutto del caso. Il Salmo 139 che dice: prima ancora di essere intessuto tu mi conoscevi, mi scruti e mi conosci, sai quando seguo e quando mi alzo, ti sono note tutte le mie vie. E guardate, la grande conversione, forse la più difficile che dobbiamo fare, è quella di passare dal Dio che c'è nella nostra testa al Dio di Gesù. Perciò, per esempio, la Quaresima, siamo entrati nel deserto, no?
Io il primo giorno di Quaresima dicevo: Signore, io non ho nessuna voglia di fare la Quaresima, è 2 anni che facciamo Quaresima. Vero. Però abbiamo bisogno di capire che senso ha il deserto che stiamo vivendo, dove ci conduce. Ha una trasformazione la seconda domenica, la metamorfosi. Cosa dobbiamo cambiare? La domenica scorsa dobbiamo cambiare la nostra idea sul dolore, e oggi dobbiamo cambiare la nostra idea su Dio, il figlio numero uno che pensa che Dio sia un concorrente. Dio, se Dio c'è io sono rovinato, se Dio c'è io devo cambiare vita, devo fare il bravo. Ma Dio non ha bisogno di bravi ragazzi, ma di figli, di peccatori perdonati, di guaritori che portano nel cuore una ferita. E il secondo figlio invece pensa di tenere a bada il padre, no? Di fregarlo un po'. Alla fine l'eredità gli arriverà, sempre se non torna l'altro disgraziato. Entrambi hanno una orribile idea di Dio. Per il primo è un concorrente, per il secondo è uno da manipolare. E la cosa drammatica che abbiamo letto oggi, non è vero Don Paolo, è che la parabola non finisce. Non si dice se il figlio minore, che non era pentito, aveva fame, capì finalmente chi era Dio. Né si dice se il figlio maggiore entrò a far festa. Si dice solo che il padre ha lasciato partire il figlio, che non lo ha rimproverato quando è tornato: cosa hai fatto dei soldi? Lo dicevo io a tua madre. Gli ha ridato la dignità di figlio senza mortificarlo, umiliarlo, ha fatto festa. Io vedo solo un Dio che esce fuori a spiegare le sue ragioni della sua bontà. Ecco, Dio c'è ed è bellissimo e mi ama. Questo dice il cristianesimo. Allora, alla luce di questa rivelazione, possiamo vivere e capire e arrivare poi alla fine alla prima lettera ai Corinti, che cosa hanno scoperto i discepoli di Gesù, che siamo noi. Discepoli vuol dire uno che impara da un maestro, e questo maestro è il Signore Gesù. E che cosa ci insegna Gesù? Ci insegna a scoprire il vero volto di Dio. Ci sono innumerevoli pagine nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che parla del rapporto fra questo amore donato da Dio Padre a quello che io sono. Perché la fatica grossa che facciamo è scoprirci amati. Posso sapere che Dio mi ama, te, me l'hanno insegnato. Ma da lì a sentirti amato ce ne vuole o no? Non è facile. E Gesù fa un passo ulteriore, cioè è venuto a svelarci l'amore di Dio, la misura dell'amore. E per esempio, quando ci fermiamo a contemplare il volto di un crocifisso, per esempio il vostro magnifico crocifisso, noi non vediamo un uomo sofferente, noi non vediamo un uomo straziato, noi non vediamo l'esaltazione del dolore. O meglio, non dovremmo vedere questo, perché poi noi cristiani a volte veniamo identificati come quelli che pensano che la vita debba essere sempre tribolata. Chiedo scusa se qualcuno veramente vive delle sofferenze grosse. Ma io, ancora prima di iniziare, pregavo un attimo il crocifisso, vedo un uomo libero, che si dona totalmente, le braccia allargate per dire: sono qui, nudo, perché Dio è così. La morte in croce, che celebreremo fra 2 settimane, è l'ultimo sì, è l'ultima opportunità che Gesù aveva di dirci: guardate che quelle che vi ho detto non sono parole. Gesù ha preferito morire piuttosto che rinnegare tutto ciò che aveva detto, ed è morto come aveva detto, ed è morto come aveva chiesto, e le ha vissute le beatitudini e ha perdonato sulla croce, ma non per farci sentire in colpa. È così difficile amare liberamente. E allora, prima di morire, Gesù, a proposito di amore, durante l'ultima cena, prima nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dopo nel capitolo 14 e dopo nel capitolo 15, durante il lungo discorso che secondo Giovanni Gesù ha detto dopo l'ultima cena, dice una cosa fondamentale e che penso ci metterà di buon umore oggi. Cioè Gesù dice: questo è il comandamento nuovo. E più avanti dice: è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri così come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Wow.
Quindi vuol dire che i famosi 10 comandamenti, bisogna saperli, ok, il famoso qual è il comandamento più grande, tutta quella roba lì è vecchia, perché Gesù ne ha detto una nuova. E qual è quella nuova? Cos'è che Gesù chiede a chi lo vuole ascoltare? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Si potrebbe anche tradurre con l'amore con cui io vi ho amati. Allora comincio a capire qualcosa della mia vita. Questo mio desiderio di amore che ho porto nel cuore, sapete, la parola desiderio viene dal latino desidera, mancanza di stelle. Quando non hai punti di riferimento e hai voglia di averli, quello è il desiderio. E Gesù mi dice, sì, certo che desideri di essere amato, perché è Dio che te l'ha messo nel cuore quando ti ha creato facendoti a sua immagine e somiglianza. Lasciati amare. Lasciati amare. Per ciò che sei. No, spaccarti la testa con i sensi di colpa, e magari qualcuno che quando eri piccolo ti diceva, ah, tu non sei capace a niente, sono tutti fantasmi da superare. Dio mi ama a prescindere e mi rende capace di amare. Ci sono pagine del Vangelo che vorrei strappare, quando Gesù dice, per esempio, se uno ti percuote sulla guancia, tu porgi anche l'altra, se uno ti obbliga a fare un chilometro, tu fanne due, ma dai, amate i vostri nemici e pregate per essi, ma dai. Altro che amare i nemici, io a malapena saluto le persone antipatiche, no? Sì, se è un mio sforzo, come faccio ad andare d'accordo con mia sorella, con mia cognata, con mia suocera, con mio fratello che mi ha pure fregato sull'eredità, come faccio? Me lo devi imporre, è falso, è finto il mio amore, sì? Perciò Gesù propone un'altra soluzione, non sono capace ad amare, è vero, un brutto carattere, può darsi. Allora cosa devi fare? Lasciati amare per poter amare gli altri con quell'amore lì. Un po' come le nostre fontane di villaggio, no? Avete presente? Geniale. Arriva l'acqua di sorgente, riempie la vasca di pietra e spesso, quando la vasca è piena, tracima in un'altra vasca che si riempie e tracima in una terza vasca. Quelli di Bourget lo sanno, nella prima vasca si prendeva l'acqua per far da mangiare, nella seconda le mucche, nella terza si lavavano i panni. Guai a sbagliarsi. Io non sono capace di amare, io non sono una persona amabile, sembro, ma ho anche un brutto carattere in fondo, però so che quando io sono concentrato nella preghiera, ecco, questo serve la preghiera. Quando io mi disarmo, quando io non prendo Dio come uno da convincere perché mi faccia dei favori, ma dico, ok, Dio cede, bellissimo, e scopro di essere amato, scopro che nulla è dovuto, eccetera, eccetera, il mio cuore si riempie e tracina e divento capace di amare anche gli altri, anche me stesso. E Gesù aggiunge, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Sono anni che ci penso e non ho ancora capito, ma comincio a capire. Quindi c'è l'amore, nessuno ha un amore più grande di questo, e c'è l'amore più grande, ok? Quindi c'è l'amore appunto di emozione, di simpatia, di passione. Mio figlio è appassionatissimo della Ferrari, prima mi cercava come sono andate le qualifiche, ok? Benissimo. È un amore. E c'è un amore più grande. E in che cosa consiste questo amore più grande? Lo dice Gesù, dare la vita. Che pena vedere questa frase citata da Putin per giustificare il massacro di... E mi ha veramente straziato. Gesù intendeva dire che cosa? Che a volte l'amore, quello che noi chiamiamo amore, dà la morte, non dà la vita. I sensi di colpa, piccoli ricatti nelle coppie, genitori figli, il senso del dovere... che è una cosa bella se è liberante, se no è una morte. Allora c'è un amore che dà vita, un amore che è vivificante e uno che è mortificante. Ecco, l'amore più grande che ci deriva dal fatto di accogliere quello di Dio, di riempirci il cuore, di tracimare, ecco, quell'amore lì, quella roba lì, dà la vita. Dà la vita. A volte mi chiedo, perché in questo momento il cristianesimo sia così in difficoltà, in Italia, in Occidente, d'altre parti sta benissimo,
Forse come in una vecchia coppia stanca, ci si è già detto tutti, no? Si va avanti per abitudine. Non c'è quel fuoco che abbiamo invocato. Oh, non sono pessimista, lo ha detto Gesù. Quando il figlio dell'uomo verrà sulla terra, troverà ancora la fede? Non ha detto troverà ancora le parrocchie, eh? A volte, lo dico in punta di piedi, prendetemi per diritto, sono un po' birichino, anarco-insurrezionalista, le nostre parrocchie sono delle proloco della fede. Non ci viene neanche più in mente che abbiano a che fare con Dio. Il fuoco che divampa, un amore vivificante. E allora dicevo, mi chiedo se a volte il fatto che i giovani un po' schifino il cristianesimo, sì, finché sono catechismo, sono bambini, ma non viene in mente dire la cosa più bella che mi possa succedere è incontrare il Dio di Gesù. Forse perché molti non hanno e noi non siamo stati capaci a dire il volto bellissimo di Gesù e del Dio di Gesù. Oh, questo problema si è posto anche a Corinto, e finalmente arriviamo alla faccia dell'introduzione, Paolo, ma adesso ci capiamo. Perché Paolo, caro Paolo, questo turco che Dio ha voluto per sé, pieno di passione, era la Turchia Paolo, questo turco che ha veramente sparigliato le carte, si è messo a un certo punto a evangelizzare, cioè a parlare di Gesù non più agli ebrei. Gesù era ebreo, Maria era ebrea, i dodici apostoli erano ebrei, tutti i primi cristiani erano ebrei, difficile pensare che non fosse riservato agli ebrei. E invece lui lo ha pensato. E meno male, altrimenti nessuno di noi sarebbe qui stasera. E a un certo punto comincia a evangelizzare, cioè a parlare di Gesù, faceva così Paolo, faceva un giro, nella città in cui abitava cercava la sinagoga perché lui era un ebreo, e quando nelle sinagoghe arrivava un ospite durante la preghiera gli si faceva dire due parole, ok? E lui ne approfittava per annunciare Gesù, creando un grande scompiglio di solito. Poi di solito si creava una comunità a sé, che cresceva, lui stava qualche tempo, poi incaricava qualcuno di occuparsi della comunità, e quando era in giro poi scriveva le sue famose lettere che noi leggiamo. Ebbene, a un certo punto Paolo scrive alla comunità di Corinto. Corinto ha due caratteristiche: è una grandissima città, pensate che faceva 1 milione di abitanti, era la città più grande dopo Roma. E la seconda caratteristica è che era una città, diciamo, molto libertina, quindi i giovani rampolli delle famiglie nobili, diciamo noi, dalla gens Flavia, eccetera, eccetera, romani, venivano avviati a Corinto per essere un po' introdotti e svezzati nella vita sessuale. Si calcola che su 1 milione di abitanti Corinto avesse 700.000 schiavi. E lì Paolo annuncia il Vangelo e riesce a costruire una comunità. Con dei problemi che non aveva mai trovato da altre parti. Quali problemi? Che nella comunità, non pensate alle folle, 30 persone circa, una parte erano padroni e una parte erano schiavi. Oi, 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 oi. Non era semplicissimo dal punto di vista sociale. Pensate cosa voleva dire fare la famosa ultima cena di Gesù, che poi era la prima cena, in cui Gesù dice fate questo in memoria di me, e da subito gli apostoli ripetono quel gesto in un contesto del genere. Non era facile. E poi c'erano nate un po' delle divisioni, delle distinzioni, come a volte succede nelle piccole comunità, anche a noi oggi, no? Il cerchio magico intorno al parroco, questo prende un po' di potere, eccetera, eccetera. Allora Paolo a un certo punto si organizza, perché era una comunità molto carismatica, molto abitata dallo Spirito. Allora Paolo deve fare un po' d'ordine, perché tutti si sentono inviati per conto di Dio. Fa un po' d'ordine, fa un lungo ragionamento, e nella lettera ai Corinti, nella prima che scrive, ne scriverà due, in cui fa l'esempio di cosa vuol dire essere Chiesa, che la Chiesa è i discepoli e le discepole che seguono il Vangelo, e dice siamo come un corpo. Quindi non è che il mignolino dice, ah no, io sono più importante dell'orecchio. Fa tutto un ragionamento per dire, ognuno ha il suo posto qui dentro. E poi sempre a partire da questa bellissima immagine del corpo dice, ma perché Gesù, che ha detto che tornerà, non è ancora tornato? E noi ci facciamo la stessa domanda, un po' in ritardo, sono passati 2000 anni.
E Paolo fa questo ragionamento bellissimo ai Corinti, dice: ma perché se noi siamo un corpo che cresce, lui è il caput, il capo, la testa, finché il corpo non è tutto plasmato, se Gesù viene è un mostro. Quindi intanto che lui poi arriva in questo tempo di mezzo fra la sua venuta nella storia e la sua venuta nella gloria, ci siamo noi che dobbiamo annunciare, far crescere il corpo. E poi capitolo 12, al capitolo 13 Paolo comincia a ragionare dicendo: ok, rispetto ai carismi, allora c'è quello lì che parla in lingue, quello lì che è bravo nell'annunciare, quello lì invece che è molto capace, noi oggi diremmo non lo so cosa in una parrocchia, no? Don Paolo ha un ministero, quindi ha una funzione che è quella di celebrare l'Eucaristia, di donare il perdono, eccetera, eccetera, un catechista, una catechista, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto Paolo ha di questi colpi d'ala che solo lui riesce ad avere periodicamente e scrive quello che vi sto per leggere. Fratelli, vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La prima cosa da fare è cambiare la parola carità, perché ahimè in italiano è diventata una parola usurata. Per noi la carità è fare la carità, cioè dare i 2 euro al mendicante. Ecco, scordatevi questa cosa. Proviamo a rileggere questa pagina mettendo la parola amore, così come l'abbiamo detto prima, ok? Cioè l'amore di cui fai esperienza quando cominci a conoscere il Dio di Gesù. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli uomini, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintina. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non amassi, non sono niente. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato, ma non amassi, niente mi giova. Grandissimo Paolo. Paolo a un certo punto, appunto, dove c'è un po' questa esaltazione nella comunità di Corinto, dove tutti vogliono fare delle cose, dice: ma è inutile che vai a fare il martire se non ami. È inutile che vai, avete sentito, rivolto a chi come me studia e fa, è inutile che studi tanto, scrivi tanti libri se non ami. È inutile che sei uno bravo nella parlantina, capace, la profezia, ipnotizzi le persone parlando del destino del mondo, del Vangelo, se non ami. Cioè Paolo si rende conto a un certo punto che al primo posto di tutto questo percorso, di tutto quello che c'è, dobbiamo rimettere al centro l'amore. E poi continua, e arriviamo finalmente al brano che oggi dovrei commentare. A un certo punto decide di descrivere l'amore. La carità, l'amore, è paziente, è benigna la carità. Non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Sono sempre un po' in imbarazzo nel commentare questa pagina, perché sto parlando, immagino, dei cattolici praticanti. E noi abbiamo un po' questa deformazione mentale, parlo di me, non di voi, non mi permetto, di buttarla sempre da un punto di vista etico-morale, il fare le cose, vero o no? Ci sentiamo sempre un po' giudicati da Dio, dagli altri, da noi stessi, sempre, continuamente. Ecco, togliete via sta roba, che viene dopo, che non è al centro. La fede cristiana, il cristianesimo non è una morale, ha una morale. La fede cristiana è un venite e vedrete, come dice Gesù ai primi 2 discepoli di Giovanni nel primo capitolo di Giovanni al versetto 62. Venite e vedrete. No, 58. Venite e vedrete.
Maestro, dove abiti? Venite a vedere. Mi spiego ancora meglio. Molti anni fa, quando ero a Courmayeur, mi venne a parlare una signora del paese, perché aveva il figlio che era all'università, ma diciamo se la prendeva comoda, e frequentava anche la parrocchia. Aveva iniziato un po' a frequentare la parrocchia. E questa madre era molto preoccupata, è venuta a parlarmi e dice: ma mio figlio, che diciamo è uno che appunto se la prende comoda, da qualche mese si sveglia presto al mattino, ha dato 2 esami in 2 mesi, studia, si lava. Ed era molto preoccupata e mi dice: ma tu che sai un po', non è che hai iniziato a drogarsi? Invece io sapevo che si era fidanzato. E quello che non era riuscita la madre in 22 anni di baccagliamento, fatti il lete, era riuscito 2 occhi azzurri nel giro di qualche settimana. Quando io incontro Gesù mi viene da comportarmi in maniera diversa, ma non perché faccio il bravo ragazzo e alla fine mi metto 9 sulla pagella, ma perché mi è impossibile vivere diversamente. Da questo punto di vista scherzo un po' dicendo che incontrare Gesù un po' ti rovina la vita, Non riesce più proprio a fare il delinquente. Allora, quando Paolo dice questo, non vorrei che uscissimo da questo incontro dicendo: ecco, mi devo sforzare, ecco, non valgo a niente, perché non avremmo capito nulla di quello che il Signore ci ha detto attraverso le parole di Paolo. L'amore è paziente. Allora, adesso provate a immaginare l'amore verso vostro marito, vostra moglie, vostro compagno, vostro figlio, vostra madre, vostra sorella, non importa. Pensate adesso concretamente tutto quello che vi dirò applicato alla nostra vita, va bene? Quando ami sei paziente. La pazienza non è una questione di temperamento. È una parola che mi piace molto, la pazienza, io ne ho pochissima. La pazienza ha a che fare col patire, ci avete mai pensato? La parola pazienza mette insieme 2 parole, il patire e il tempo. Ci vuole pazienza. Cioè, sapendo che ci sono delle situazioni che chiedono del tempo. Avere pazienza con gli altri, che non vuol dire io ho ragione e prima o poi me la darai. Avere pazienza vuol dire uno fa quel che può. Quanta pazienza ci vuole in una relazione d'amore? Sì. Quanta pazienza ci vuole tra di noi? Sì, certo. Ed è bellissimo che Paolo, la prima cosa che dice è questa. Sai cosa c'è? Se ami e diventi paziente. Cioè dici: ok, va bene, conto fino a 10, fino a 20. Non voglio far vedere che ho ragione. E poi continua. È benigna la carità. Bellissima parola che abbiamo perso, non esiste più questa parola nel vocabolario italiano. La benevolenza, pensare bene, volere bene, parlare bene, ma non per finta, non per fare gli ipocriti, non per fare le madamine, il pensiero positivo sugli altri. Viviamo in un mondo talmente contorto, e si vede, le grandi guerre non sono che la somma delle nostre piccole guerre, avete mai notato? E anche, lo so, mi oso un po' troppo, anche i virus che girano non sono che l'esplicitazione di tutto il male che in fondo coviamo dentro di noi, questa disarmonia con la natura. Il bene volere, voglio il bene. È passato totalmente di moda. Oggi abbiamo sdoganato il pettegolezzo, è diventato gossip. I social, lo dico per chi li usa, io ci abito, sono diventati il più grande luogo di pettegolezzo della storia dell'umanità. Il pensare male dell'altro, il dire male dell'altro, sospettare dell'altro, vedere una situazione, ma c'è qualcosa sotto. Questa è la malevolenza. Invece se ami, sei benevolo. Sì, vabbè, però poi ti sbagli e ti fregano. Pazienza, preferisco sbagliarmi perché ho pensato bene di una persona, piuttosto che sbagliarmi perché ho pensato male. Papa Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII, quando era seminarista a Sottomonte, lui era di Bergamo, lo sapete, contadino, figlio di contadini, a un certo punto seminarista al liceo aveva litigato, credo l'ultima volta che abbia litigato in vita sua, con un compagno di seminario, e nel suo diario intimo scrive:
prometto solennemente di non dire delle persone che conosco di non dire il male, ma di dire soltanto il bene. E se non c'è nulla di bene da dire, starò zitto. Ce l'ha fatta. L'amore è benevolente. Allora se abbiamo, come dire, davanti a una persona una situazione, tante ragioni negative o sospetti, eccetera, eccetera, vedere quell'unica cosa positiva, anche perché noi cambiamo solo sul positivo, non sul negativo. Se il vostro figlio adolescente le combina a prendere a vendere, non è urlando che cambierà, ma trovando una via d'uscita insieme su qualcosa di positivo. Nessuno cambia sul negativo. Cambiamo solo se vediamo una via d'uscita, un'opportunità bellissima. In queste settimane siamo stati invitati a pregare per la pace, no? Io mi trovavo a Roma il 25, quindi ero ancora più vicino. Ma non è che stiamo pregando per convincere Dio a far morire di infarto Putin, eh? Quando noi diciamo Dio ferma la guerra, dopo che l'abbiamo fatta, non stiamo intendendo questo. Stiamo dicendo Signore, converti il mio cuore alla pace. Allora io mi sono preso un impegno e lo dico anche a voi questa sera. Per 2 anni siamo stati invitati a fare il distanziamento sociale, parola orribile, vuoi capire il genio che l'ha inventata. Si tratta ora di fare un riavvicinamento cordiale del cuore, di creare un metro quadro di pace intorno a me, a partire dal mio cuore, che ha scoperto di essere amato, che si è scoperto capace di amare, allora sai che c'è. Io voglio un cuore pacificato, non pacifista. Io voglio la pace per me e gli altri. Dirò parole di pace, avrò pensieri di pace, cercherò soluzioni di pace. Un metro quadro, di più non ce la faccio. Mica posso convincere Putin. Ma se decine di persone, centinaia di persone, migliaia di persone, milioni di persone fanno un solo metro quadro di pace intorno a sé, le cose cambiano. È benigna la carità, pensa al bene, vede il bene. Siamo così disabituati a vedere il bene intorno a noi. Non è invidiosa la carità, e questa è la cosa bellissima. Ho scoperto che c'è un sacco di gente che sta male perché è invidiosa. Pensavo di no, invece sì. L'invidia è uno dei dolori inutili. Domenica scorsa abbiamo parlato del dolore, no? Gesù ha parlato del dolore, io non so perché esista il dolore. Però so che la stragrande maggioranza del dolore che viviamo ce lo siamo procurati, o no? Miei giri di testa, non parlo più con mia sorella da 10 anni, ma il mio collega d'ufficio, giri di testa. Ecco, l'invidia è un dolore inutile. Me lo tengo, non è che Dio mi toglie quel dolore lì, me lo sono creato io. Allora, scoprirsi amati vuol dire scoprire che io sono un pezzo unico, sono un Van Gogh, non una fotocopia. E l'unica persona con cui devo confrontarmi è l'idea che Dio ha su di me, il progetto che io sono. L'invidia fa brutti scherzi e soprattutto rovina la vita a chi la prova, non verso gli altri. Allora Paolo dice, ma sai che c'è? L'amore è paziente, l'amore vive di benevolenza, pensa al bene, dice il bene e alla fine mica è invidioso. Non si vanta e non si gonfia. Molto spesso il nostro amore è un amore segreto, vero o no? Anzi, a volte proprio l'amore segreto è quello più bello, quel gesto che poi nessuno sa, che non finisci nell'elenco dei benefattori, che non te ne vanti, che ti fa sentire bene perché hai fatto la buona azione e modestamente rispetto allo schifo che c'è intorno. Io dico, ma no, molla lì. Se vuoi farlo, fallo e basta. Fallo davanti a te, fallo perché ami. Non vantarti, di cosa ti vanti? Non gonfiarti. E Paolo continua dicendo, non manca di rispetto. Wow, il rispetto, un'altra di quelle parole un po' passate di moda. Il rispetto. Il rispetto vuol dire tu in quanto esistente, tu in quanto sei un essere vivente, tu in quanto persona, meriti di vivere. C'è così poco rispetto oggi, vero o no? Nelle parole anche, no? Nei linguaggi, con gli anziani. Ma piccole cose, salutare, buongiorno. Quando sono in una grande città che incontro spesso alle porte delle chiese o cosa dei mendicanti, non posso aiutare tutti, cioè come farei?
Ma salutare sì. Buongiorno, come va? Com'è la giornata? Vuoi un caffè? Questo sì. Il rispetto, la dignità. Vi racconto questo. Ringrazio il mio angelo custode. State tranquilli che sto per finire. 5 minuti. Una cosa bellissima. Questa la racconto Paolo, la puoi usare. Mi è venuto a parlare un prete di Torino per chiedermi dei consigli. Che è parroco della più grande parrocchia di Torino. 22.000 abitanti, non lamentarti. E mi raccontava la sua vocazione, che è sempre bellissimo ascoltare le vocazioni. Giovane, non aveva voglia di studiare, fatta la terza media, entra in fabbrica, una piccola fabbrica metalmeccanica, e il proprietario vede che è un ragazzo in gamba, dice, no, ma tu devi studiare, dai. Gli fa fare le scuole serali, prende il diploma, gli dà un posto di responsabilità, siamo alla fine degli anni 80, no, sì, metà degli anni 80, e lui dice, io a 18 anni avevo la macchina, la moto, guadagnavo molto più di quanto potevo spendere perché tanto stavo in casa, quindi insomma avevo lasciato dopo la cresima le cose di chiesa, però sentivo che qualcosa non funzionava e un momento un po' così decido di andare a fare volontariato con i Barboni, e a Torino ce n'era, quindi c'era un'associazione che lo accompagnava, c'era un tutor e lui si legava a un Barboni in particolare, andava, chiacchierava, faceva, e dopo tot mesi che aveva fatto amicizia tra virgolette con questo homeless gli ha detto, guarda, se passi dopo ti porto in casa mia, in casa, si fa per dire. E tra l'altro lui diceva, non succede mai una roba del genere, ok? Quindi dopo è andato in questo tugurio fatto di cartoni, lui molto onorato ad entrare lì dentro, e c'era un sacco a pelo putrido dove dormiva, e c'era un'immagine di Gesù e davanti aveva acceso delle candele che aveva rubato in chiesa e poi, quindi già questo l'aveva molto colpito, e poi tira fuori le monete che aveva raccattato e diligentemente ha messo davanti all'immagine di Gesù, ha messo delle monete, ok? Ha fatto 2 mucchietti di monete. A questo punto Dario gli ha detto, ma perché 2 mucchietti di monete? E lui ha detto, queste qui per mangiare domani, queste altre per i poveri, per i poveri. Questa qua è stata la vocazione di Dario. Ha detto, è rimasto sconvolto, non ha dormito tutta notte, l'indomani è andato per cercarlo e non c'era più. E perché vi ho detto questo? La dignità, il rispetto, dovuto a tutti, l'amore dà rispetto. E poi continua Paolo, non cerca suo interesse. È così difficile la gratuità di questi tempi. Non si adira. Ecco, io qui sono messo malissimo. Non si adira vuol dire che se sei molto centrato, poi ci sono momenti di rabbia, viviamo un mondo molto aggressivo. Molto aggressivo. Amando e lasciando che il Signore, come dire, allaghi il nostro cuore, si riesce abbastanza. Non tiene conto del male ricevuto. Oh, cioè perdona. Succede nella vita che qualcuno ce l'abbia con te o ti faccia un torto anche brutto, e succede di poter perdonare. Anche se è ingiusto, come dicevi bene tu durante la messa, durante l'omelia, è ingiusto. Il fratello maggiore ha ragione, tutto sommato. Però quella sua giustizia è un po' pelosa, è un po' interessata. Ci sono dei momenti di sofferenza in cui ci sono delle persone che ci fanno del male, ok? E ci sono delle volte in cui siamo noi a fare del male, ok? Chiaro questo? Anche se siamo cristiani, anche se siamo discepoli, anche se siamo preti, anche se il Papa. Meno male che c'è il perdono. Il perdono serve a me, non a chi lo riceve. Oggi fa ridere il nostro mondo perché da una parte pretende il perdono, vero? Quando c'è il giornalista che va a intervistare la madre a cui hanno ucciso il figlio, dicono lei perdona gli assassini di suo figlio. E che è? Cos'è, un interruttore? Il perdono è una scelta, non è un'emozione. Perdono ma non dimentico, cos'è, un'amnesia? Io scelgo di perdonarti perché l'odio distrugge me, non te. E non pretendo che perdonandoti tu cambi, a volte c'è gente che non sa neanche che l'hai perdonata. E faccio il perdono possibile, non quello dei santi, quello che riesco. Non porto rancore.
buona vita. Che il Signore ti converta e che converta anche me. Ah, questa ve la racconto, mi trovavo nel 1989. No, nel 1990, estate 1990 in Brasile, in una favelas, per un'esperienza missionaria. In questa comunità di base, una favelas vuol dire una bidonville, ok? E c'era una preghiera spontanea di gente molto semplice, e c'era il parroco ed eravamo un paio di giovani italiani. E c'era una signora, attenzione bene, a cui gli squadroni della morte, era il periodo della dittatura in Brasile, avevano rapito, torturato e ucciso due figli, perché sindacalisti, cattolici, ok? E lei ha fatto questa preghiera, vi posso garantire che da lì ho capito cos'è il perdono, ha detto: Signore, ascolta la mia preghiera, fammi vendetta, converti il cuore di chi ha ucciso i miei figli. La sua vendetta era vedere gli assassini dei suoi figli pentiti di quello che avevano fatto. Oh, noi grazie al cielo non viviamo queste cose, ma il perdono è qualcosa che ci può cambiare la vita. Pensate al perdono in una coppia. Voglio più bene a te che alle mie ragioni. Pensate quanto impara un figlio nel vedere dei genitori chiedersi scusa, molto più che tutte le nostre filippiche. Pensate come sarebbe il mondo se fossimo capaci di perdonare, senza dire sì però tu. Dice San Paolo, non prendetevela con me. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E poi lascerò continuare a voi, se volete andatevi a leggere fino al capitolo 14 della prima lettera ai Corinti. Perché alla fine poi Paolo conclude: queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Ricercate la carità. Ed è con queste parole che voglio concludere questa breve lezione, questa breve meditazione. In questo mondo in cui siamo tutti un po' spaesati, tutti un po' storditi, forse non è proprio tutta una disgrazia, ma l'opportunità di una grazia per ricalibrare la nostra vita, per chiederci cos'è che ci tiene vivi, per ricordarci che il nostro Dio è bellissimo, ha a che fare con l'amore, mi ama teneramente, lasciamoci amare. E impariamo ad amare, non come sforzo, ma come sovrabbondanza, un amore più grande che dà vita. Come? Ad esempio, con quello che ci ha detto Paolo, che posso diventare il più grande predicatore del mondo, posso diventare il genio che scoprirà la malattia contro il Covid, contro il cancro, tutto quello che vuoi, ma se non ami, non sei niente. E allora cos'è l'amore? Non è un'emozione solamente, ma l'amore è paziente, è benigno, non è invidioso, non si vanta, è rispettoso, non fa il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto e perdona, è giusto e si compiace della verità. Questo è il programma per questa Quaresima, penso che possiamo fare. Allora vi chiedo adesso di fare una cosa un po' strana che non si fa quasi mai durante le chiacchierate, le conferenze, un minuto di silenzio. In cui ciascuno di voi prova a ripensare in questi 45 minuti se c'è stata qualcosa che vi ha acceso qualcosa, va bene? E ve lo portate a casa, solo quella cosa lì, pensiamoci. Signore Gesù, tu che ci hai rivelato il volto di un padre che ci ama teneramente, questa sera ti ringraziamo e ti preghiamo di accogliere questo amore, di lasciarcene riempire, di metterci alla scuola di questo amore, perché il nostro mondo ha bisogno di essere amato, così come noi abbiamo bisogno di essere amati. Che l'amore in noi dilaghi, che sia più grande, che dia vita, che sia paziente e benevolo, che pensi il bene, costruisca il bene, che ci faccia gioire. Dio benedetto nei secoli dei secoli.